La scuola dice no alla violenza di genere, cerimonia al polo Fermi Giorgi di Lucca in vista del 25 novembre, messa a dimora una quercia, simbolo di forza e rinascita. Si ribaltano con l'auto, madre e figlia in codice rosso, l'incidente è avvenuto a Viareggio in via della Gronda, le due sono state trasportate all'ospedale Versilia. Si rifanno i marciapiedi nei quartieri e nelle frazioni. Il comune di Lucca stanzia 350.000 euro. Si farà ex novo il camminamento in via delle Ville. Lo sport, il girone B della Serie C dominato dall'Emilia Romagna. Reggiana, Modena e Cesena stanno facendo un campionato a parte. La promozione diretta è un affare solo fra loro. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano di nuovo le cerimonie contro la violenza di genere in avvicinamento alla giornata del 25 novembre. Anche la scuola dice no alla violenza contro le donne. C'è stata una cerimonia al polo Fermi Giorgi a San Filippo. Anche la scuola dice no alla violenza di genere e lo fa con un'iniziativa che idealmente ha visto partecipare tutti gli istituti della provincia di Lucca. L'appuntamento era al polo Fermi Giorgi, dove hanno partecipato all'iniziativa tra gli altri, oltre al preside Massimo Fontanelli, il questore Alessandra Faranda Cordella, il provveditore Donatella Buonriposi e il tenente colonnello Cecilia Tucci, comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca. C'erano anche gli studenti della quarta C del liceo scientifico delle scienze applicate che hanno partecipato al progetto È finito il tempo di violare, coordinato dalle professoresse Tiziana Bianchini e Francesca Stefani. Progetto iniziato nel 2011 per volontà delle famiglie di due alunne dell'Istituto Civitali, Alessandra e Tania, uccise per mano dei loro partner. Un impegno, quello degli studenti, sottolineato dal provveditore. Sono tanti anni che parliamo di violenza contro le donne. Continuiamo ogni giorno a vedere però sulla cronaca di stampa, sui mass media, donne che se ne vanno, che vengono uccise o donne che appunto vengono maltrattate. Ma noi continueremo, persistiamo e la scuola da questo punto di vista può fare molto. Dopo gli interventi delle autorità, la mattinata è proseguita con la messa a dimora nel giardino della scuola di una quercia come simbolo di vita, rinascita e forza. Poi è stata la volta della cantautrice camaiorese Mesi, al secolo Alice Santini, che ha cantato il brano contro la violenza di genere dal titolo Serpente. La mattinata si è conclusa con un buffet organizzato dal laboratorio di cucina coordinato dalle insegnanti di sostegno della scuola. Passiamo alla cronaca. Incidente in via della Gronda a Viareggio. Madre e figlia trasportate all'ospedale in codice rosso. Un incidente che, vista la dinamica e la scena che si è presentata davanti ai soccorritori, poteva avere conseguenze ben più gravi. Intorno alle 14.50 si sono scontrate in via della Gronda a Viareggio, all'incrocio con l'uscita dalla variante Aurelia, una Renault Clio e una Toyota RAV. L'impatto è stato violento e la Clio si è ribaltata diverse volte, finendo cappottata in mezzo alla carreggiata. A bordo una bambina di 10 anni insieme alla madre, che sono rimaste incastrate all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde di Viareggio, oltre all'automedica e ai vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre le ferite dall'auto e consegnarle ai sanitari. Madre e figlia sono state dunque trasportate in codice rosso all'ospedale Versilia. Per consentire rilievi da parte della Polizia Municipale di Viareggio e ripulire la sede stradale dai rottami e dalle due auto, si è reso necessario chiudere la strada. Un incrocio, quello all'uscita della variante Aurelia, la cui pericolosità è stata più volte segnalata dai residenti, che denunciano la scarsa visibilità all'immissione in via della Gronda. Sono 370 nuovi contagiati Covid in Toscana, il tasso di positività è all'1%, il lieve aumento dei ricoverati, 4 in più rispetto a ieri, adesso sono 303, dei quali 45 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri. 4 i decessi, l'età media di 87,8 anni, nessuno
in provincia di Lucca, dove i nuovi contagiati sono 28. Nuovi marciapiedi nei quartieri e nelle frazioni, il comune di Lucca annuncia uno stanziamento di 350.000 euro. 350.000 euro di investimento per oltre 2 km di marciapiedi che verranno realizzati o rimessi a nuovo, rendendoli maggiormente fruibili e accessibili a tutti. Questa è l'operazione annunciata dall'amministrazione comunale di Lucca, che ha approvato i progetti definitivi di una serie di lavori che partiranno all'inizio del prossimo anno e che riguarderanno i quartieri esterni alle mura e alcune delle frazioni più distanti. Le zone sono state scelte sulla base di una valutazione anche tecnica di quelle che erano le situazioni più urgenti e anche sulla base delle zone che potevano partire più speditamente, perché senza necessità di troppe autorizzazioni da parte di altri enti. Naturalmente quelli che sono stati scartati quest'anno verranno fatti l'anno prossimo o in seguito, perché l'idea è quella di rendere questa cifra una cifra stabile a livello di interventi per i nostri quartieri e per i nostri paesi. L'intervento più importante, per un costo di 98.000 euro, riguarda Via delle Ville a San Pietro a Vico. La mancanza dei marciapiedi era stata segnalata dai residenti anche a Noi TV. Lungo la strada saranno quindi realizzati nuovi camminamenti per circa 600 metri, utilizzabili anche dalle persone con ridotta mobilità. Poi ci sono gli interventi per la riqualificazione dei marciapiedi nei quartieri. A San Concordio sono previsti 4 cantieri, in via Ferdinando Francesconi, dove si trova la scuola d'infanzia Piccolo Principe, in via Teresa Bandettini, in via delle Fornacette e in via Ungaretti. A San Marco saranno completamente riqualificati 2 marciapiedi posti su entrambi i lati di via Passaglia. A Sant'Anna verrà completato il percorso pedonale interno al Parco Robinson di via Cavalletti. All'Arancio sarà riqualificato il camminamento pedonale di via di Tiglio, compreso fra la via Romana e la rotatoria Cadorna. Infine a Pontamoriano sarà riqualificato il percorso pedonale a nord del parco giochi comunale fra via della Stazione e via Genova e sarà realizzato un nuovo percorso ad est. Rimaniamo sui quartieri di Lucca, c'è carenza di cestini nel quartiere dell'Arancio e allora il consigliere d'opposizione Fabio Barzanti ha preso un'iniziativa e ci ha mandato questo video, vediamo. Siamo qua perché l'Arancio ha tanti quartieri dove esistono vie prive di cestini. Noi in questi 4 anni e mezzo di consiglio spesso nelle raccomandazioni di consiglio comunale abbiamo chiesto che appunto queste vie prive di cestini vengano prese dal comune e qua vengano sistemati. Perché? Perché servono alle famiglie, servono a chi passeggia in queste zone e servono soprattutto per chi ha degli animali domestici che non sa poi dove gettare i rifiuti dei propri cani. Allora noi oggi che si è fatto? Per accelerare un po' i tempi abbiamo deciso di venire e di portare i cestini donati da Difendere Lucca. In assenza del comune ci pensiamo noi. Tiriamo fuori il nostro bel sacchettino e in queste vie metteremo appunto i nostri cestini per far sì che almeno in questa zona i residenti possano finalmente sapere dove gettare i propri rifiuti. Cambiamo totalmente argomento, andiamo a Barga dove è stata riaperta la Galleria Comunale di Arte. La Galleria Comunale di Via di Borgo a Barga è tornata ad aprire i battenti per regalare alla comunità barghigiana un lungo periodo di arte bella e da 360 gradi. Sculture, fotografie, disegni, installazioni, oli su tela e tanto altro nella mostra in comune promossa dalle artiste Giorgia Madiai e Carrie Bell, che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 15 gennaio prossimo. All'esposizione partecipano artisti che vivono nel territorio della Valle del Serchio in Toscana, accomunati dal linguaggio dell'arte, una lingua che si traduce in espressioni pittoriche, scultoree, fotografiche, di design e performative, al di là di ogni formazione e percorso. Spazi in comune, intenti in comune, voglia di esprimersi in comune. Questo è il progetto in continua evoluzione e apertura a chi vorrà partecipare. Un progetto visitabile per tutto il periodo delle feste. Oltre alle artiste Giorgia Madiai e Carrie Bell, troverete le opere di circa una cinquantina di artisti. Giovedì 25 novembre a Lucca è in programma una serata all'ex Real Collegio dedicata al Villaggio del Fanciullo. Una serata dedicata al Villaggio del Fanciullo che dal dopoguerra accoglie i ragazzi in difficoltà.
L'appuntamento è in programma questo giovedì 25 novembre a partire dalle ore 20 all'ex Real Collegio di Lucca ed è promosso dall'Associazione Amici del Villaggio e dalla Fondazione Villaggio. Il programma della serata, dedicata a una delle istituzioni lucchesi più amate, ce lo spiega Francesco Cecchi. Il programma della serata prevede la presentazione di due libri scritti tutti e due da ex ragazzi del Villaggio del Fanciullo, quindi il tema è il Villaggio del Fanciullo, soprattutto per ricordare due preti che sono stati fondamentali, Don Enzo e Don Diomede, e a seguire faremo poi la rappresentazione di è un film che, di uno spettacolo rappresentato qualche anno fa al teatro di Ponte Amoriano, un film che appunto racconta un po' la storia del Villaggio del Fanciullo, insomma è una bella cosa che tutto sommato credo che a chi parteciperà farà piacere di vedere, insomma. Quest'anno per la prima volta le Pizzorne si illumineranno con i mercatini di Natale. Gli appuntamenti promossi dal Parco Avventura delle Pizzorne con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Villa Basilica sono in programma domenica prossima 28 novembre e quella seguente il 5 dicembre dalle ore 11 alle ore 18. Parteciperanno le associazioni locali. Il 5 dicembre è in programma anche l'esibizione della banda musicale Don Martini di Villa Basilica. E adesso torniamo a Lucca per un'iniziativa del quotidiano La Nazione che riguarda anche i bar del territorio. Si chiama Un caffè per la ripartenza, la nuova iniziativa del quotidiano La Nazione di Lucca, portata avanti in collaborazione con Confcommercio. Il gioco, che vedrà protagonisti bar di Lucca, Piane e Mediavalle Garfagnana, è stato presentato a Palazzo Sani alla presenza del caposervizio del quotidiano Francesco Meucci, della direttrice di Confcommercio Sara Giovannini e del presidente onorario del sindacato FIPE Andrew Luchi. Ogni giorno, dal martedì alla domenica, sarà pubblicato un tagliando con cui votare il proprio caffè e dunque il proprio bar preferito. Sempre ogni giorno il quotidiano pubblicherà le fotografie e le storie dei vari bar che parteciperanno all'iniziativa. Ogni domenica poi, a partire dal 12 dicembre, La Nazione pubblicherà le classifiche provvisorie e al termine della sfida quelle definitive. I primi classificati riceveranno in palio premi e riconoscimenti. Un caffè è il significato della nostra vita che riparte e ritorna a essere normale. Noi vogliamo raccontare di nuovo, dopo due anni, una città e un territorio che tornano a vivere i loro ritmi. E il caffè è il ritmo che scandisce la normalità per tutti. Il bar ha bisogno di essere ritrovato perché abbiamo perso alcune abitudini e il bar purtroppo è un ritrovo dove si può leggere il giornale, dove si può prendere un caffè con tranquillità e di conseguenza questa iniziativa porterà senz'altro altro che beneficio. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.